ci ha chiamato adesso Enrico Stoppani, presidente della FIPE. Buonasera. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Sì. Prego, parli pure rapidamente. La posizione della FIPE di Commercio è chiaro che la vicenda e l'epilogo paradossale sul tema di Dow si è messo d'accordo tutto il mondo delle imprese, insomma, Confindustria e Confcommercio, c'è un perché, perché come dice la Camusso, se negli altri paesi non ci sono i voucher, ma ci sono altri strumenti per favorire la flessibilità. Per cui la cancellazione dello strumento senza offrire strumenti alternativi altrettanto convenienti, altrettanto semplici e completi almeno per i bisogni delle imprese, certamente è un passo indietro dal nostro punto di vista. Cioè lei dice non ci sono strumenti sostitutivi dei voucher a legislazione vigente. Con la stessa convenienza, semplicità e completezza di applicazione, perché ripeto, i motivi per cui erano sorti erano per dare flessibilità ad alcune tipologie di lavoro occasionale, non prevedibile, di breve durata oraria. C'è un problema di lavoro sommerso irregolare in questo paese che aveva bisogno di investimenti sulla legalità, e poi ci sono tipologie di soggetti, giovani studenti, pensionati, lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali, non interessati a rapporti di lavoro subordinato o strutturato, e che gli andava bene questo strumento che gli consentiva evidentemente di avere reddito senza avere un rapporto di lavoro evidentemente impegnativo, almeno per quanto riguarda gli impegni. Grazie molto Presidente Stoppani. Sentiamo...